pazienza, arrivo! Vado ad avvisarlo. Grazie, signora. Professore, vuole scendere, per favore? L'allieva è arrivata. Grazie, scendo. Tra due minuti. Buongiorno, signorina. E lei? La nuova allieva, è vero? Sì, professore. Buongiorno, professore. Vede che sono puntuale, non ho voluto essere in ritardo. Oh, grazie, ma non era il caso di correre. Io non so come scusarmi di averla fatta aspettare. Stavo terminando precisamente. Insomma, mi domando scusa. Lei mi scuserà. Non è il caso, professore. È una cosa da nulla, professore. Mille scuse. Ha avuto difficoltà a trovare la casa? Niente affatto. E ad ogni modo ha domandato. Tutti la conoscono nel quartiere. Ah, sono 30 anni che abito in questa città. Lei è nuova del posto, invece. Come lo trova? Niente male. Cittadina graziosa, simpatica. Un grazioso parco, un pensionato, un vescovo, bei negozi, strade, viali. Verissimo, signorina. A me però piacerebbe vivere altrove, a Parigi, o almeno a Bordeaux. Le piace Bordeaux? Non so, non la conosco. Conoscerà Parigi? Nemmeno, signorina. Ah, se me lo permette, saprebbe dirmi Parigi è il capoluogo della, signorina? Parigi è il capoluogo della Francia? Certamente, signorina. Bravissima, bene, molto bene, tutte le mie felicitazioni. Lei ha la geografia nazionale sulla punta delle manine, capoluoghi compresi. Oh, sono ben lontana da conoscerli tutti, professore. Non è mica facile. Trovo qualche difficoltà ad impararli. Un po' quella volta riuscirà. Non bisogna perdersi d'animo. Sì, con pazienza, piano piano, vedrà che riuscirà. È bel tempo oggi. Oh, per meglio dire, perché, insomma, non troppo brutto, è l'essenziale. Non piove e neppure nevica. Sarebbe piuttosto strano, visto che siamo d'estate. Ah, mi scusi, signorina, volevo appunto dirle. Ma imparerà che ci si può aspettare di tutto. Indubbiamente, professore. Non si può essere sicuri di niente, signorina, a questo mondo. La neve cade d'inverno. L'inverno è una delle quattro stagioni. Le altre tre sono... la prima... Sì? Bella. E poi l'estate... Comincia con AU, come automobile, signorina. Ah sì, l'autunno! Ottima risposta, signorina, veramente ottima. Sono persuaso che lei sarà una brava allieva. Farà progressi. Sì, 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 lei è intelligente. Sembra anche istruita. E direi che ha una buona memoria. Sono brava, vero, professore? È sicuro, signorina. O quasi. Tanto il modo va già abbastanza bene. Lei imparerà a conoscere bene tutte le stagioni, occhi chiusi, come me. È difficile. Ma perché mai? Basta un piccolo sforzo di volontà. Vedrà, riuscirà, non dubiti. Oh, mi piacerebbe tanto, professore. Ho un'insaziabile sete di sapere. I miei genitori desiderano che io approfondisca la mia cultura. Vogliono che mi specializzi. Ritengono che una semplice cultura generale, anche solida, non sia sufficiente nella nostra epoca. Ma i suoi genitori hanno perfettamente ragione. Lei deve proseguire gli studi. Mi scusi se glielo dico, ma è necessario. La vita contemporanea è diventata
terribilmente complessa. È incredibilmente complicata. I miei genitori hanno molti mezzi, sono fortunata. Essi potranno aiutarmi a lavorare, a seguire studi molto superiori. E lei vorrebbe presentarsi? Il più presto possibile, al primo concorso di libera docenza, tra 3 settimane. Lei ha già la maturità, se non sono indiscreto. Sì, professore, ho la maturità scientifica e letteraria. Ma lei è davvero molto matura, persino troppo matura per la sua età. E quale libera docenza intende presentare? Scienze materiali o filosofia normale? I miei genitori desidererebbero, se lei ritiene la cosa possibile in così breve tempo, desidererebbero che io presentassi la libera docenza totale. La libera docenza totale? Oh, 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 del coraggio lei, signorina, mi congratulo sinceramente. Vedremo insomma di fare del nostro meglio, ecco. Del resto, è già considerevolmente dotta. In così tenera età. Oh, professore. Allora, sei d'accordo, io sarei del parere che ci si debba mettere al lavoro. Non abbiamo tempo da sprecare. Al contrario, non domando di meglio. Anzi, la prego. Posso proporle di sedersi là? E lei permette, signorina, se non ci vengono inconvenienti, che io segga davanti a lei? Certamente, professore, la prego. Molte grazie. Così. I suoi libri, i suoi quaderni. Sì, professore, ho tutto lo corretto. Ah, benissimo, siamo a posto. Allora, se non le dispiace, possiamo cominciare. Certo, professore, sono a sua disposizione, professore. A mia disposizione? Ma signorina, io sono a sua disposizione. Non sono altro che il suo servitore. Oh, professore. Allora, se è d'accordo, noi... Io comincerò col fare un esame generale delle sue cognizioni passate e presenti, allo scopo di ricavarne direttive per il futuro. Dunque, come stiamo a percezione della pluralità? Così, così, piuttosto vaga. Bene, ora vedremo. Signorina, vorrei che facciamo un po' di aritmetica, se non vi dispiace. Certamente, professore, certamente, una domanda di meglio. È una scienza molto nuova, sì, sì, è una scienza moderna, anzi, per essere esatti, è un metodo piuttosto che una scienza, e anche una terapeutica. Maria, ne è ancora per molto? No, signore, ho quasi finito, me ne vado. Spingiti allora, vai in cucina di grazia. Sì, signore, vado. Mi scusi, signore, ma attenzione. Le raccomando la calma. Andiamo, non essere ridicola, Maria. Non è il caso di preoccuparsi. Si dice sempre così. Non ammetti insinuazioni. Fino a prova contraria so come comportarmi. Sono abbastanza vecchio. E questo è il punto, signore. Farebbe meglio a non cominciare dall'aritmetica con la signorina. L'aritmetica è una cosa che stanca, che innervosisce. Non ho la mia età. Per quelli che difficili sono affari miei e so quel che faccio. Il tuo posto invece non è qui. Bene, professore. Ad ogni modo non dica che non l'ho avvertito. Non so che fare dei tuoi consigli. Come il signore comanda. Mi scusi, signorina, per questa stupida interruzione. Scusi quella donna. Ha sempre paura che io mi stanchi. Si preoccupa per la mia salute. Non mi malletare, professore. Lo fa perché è affezionata. Sì. Deve volerle molto bene. Sono rari i buoni domestici. Però esagera. La sua paura è sciocca. Ritorniamo alla nostra aritmetica. La seguo, professore. Rimanendo seduta. Come lei, professore. Aritmetichiamo un po'. Molto volentieri, professore. Non mi dispiacerebbe dirle. Per nulla, professore, dica tu. Quanto fa 1 più 1? 1 più 1 fa 2. Magnifico, magnifico. Lei mi sembra molto, molto ferrata. Otterrà facilmente la libera docenza totale, signorina. Ne sono felice, soprattutto perché me lo dice lei. Facciamo un passo avanti. Quanto fa 2 più 1? 3. 3 più 1? 4. 4 più 1? 5. 5 più 1? 6. 6 più 1? 7. 7 più 1? 8. 7 più 1? 8 bis. Eccezionale risposta. 7 più 1? 8 ter. Stupendamente, brava. 7 più 1? 8 quarte e talvolta 9! Magnifico, magnifico, lei è magnifica, lei è deliziosa, felicitazioni calorose. Ah, nell'addizione lei è straordinaria, non è il caso di continuare. Ora, proviamo la sottrazione. Mi dica, se non è troppo stanca, quanto fa 4
meno 3, 4 meno 3. Sì, vale a dire, tolga 3 dal 4. Fa 7? Mi scusi, ma sono costretto a contraddirla. 4 meno 3 non fa 7, lei si confonde. 4 più 3 fa 7, 4 meno 3 non fa 7. Adesso non si tratta più di addizionare, bisogna sottrarre. Sì, sì. 4 meno 3 fa... Quanto? Quanto? 4? No, signorina, non ci siamo. 3 allora? Meno, signorina. Mi scusi, ma devo dirglielo. È sbagliato. Mi scusi tanto. 4 meno 3, 4 meno 3, 4 meno 3. Non farò mica 10 per caso? No, certamente no, signorina. Non si tratta di indovinare, bisogna ragionare. Su, cerchiamo di dedurlo assieme. Vuole contare? Sì, professore. 1, 2. Lei sa contare, vero? Fino a quando sa contare? Posso contare fino all'infinito. È possibile, signorina? Allora mettiamo fino a 16. È sufficiente. Bisogna sapersi moderare. Conti dunque, la prego. 1, 2, e poi dopo il 2 c'è il 3, 4. Ah, signorina, qual è il più grande? 3 o 4? 3 o 4? Qual è il più grande? Il più grande fa 3 e 4? In che senso il più grande? Esistono dei numeri piccoli e degli altri più grandi. Nei numeri più grandi ci sono più unità che non nei piccoli. Che non nei piccoli numeri? A meno che i piccoli abbiano delle unità più piccole. Se sono piccolissime, allora può darsi il caso che ci siano più unità dei numeri piccoli che quelli grandi. Si tratta però di altre unità. In questi casi i numeri piccoli possono essere più grandi di quelli grandi? Sorvoliamo. È una storia che ci porterebbe troppo lontano. Le basti sapere, signorina, che non esistono soltanto i numeri, esistono anche le grandezze, le somme, esistono le quantità, delle quantità di cose, come le oche, i vagoni, le prugne, le grane, i granellini, eccetera, eccetera. Supponiamo però, per facilitare il nostro compito, di non avere che numeri uguali. I più grandi saranno quelli che conterranno il maggior numero di unità uguali. Quello che ne contiene di più sarà il più grande? Ah, capisco, professore, lei identifica la qualità con la quantità. Enunciazione troppo teorica, signorina, troppo tecnica. Lei non deve preoccuparsi di queste cose. Riprendiamo il nostro esempio e ritorniamo sul caso particolare. Vedremo più tardi le conclusioni generali. Dati i numeri 3 e 4, ciascuno con un numero sempre uguale di unità, quale dei due sarà il più grande? Il numero più grande o il numero più piccolo? Scusi, professore, che cosa intende per numero più grande? Quello meno piccolo dell'altro? Certamente, signorina, lei mi ha capito alla perfezione. Allora è 4. Che cos'è 4? Più grande o più piccolo di 3? Più piccolo? No, più grande! Magnifica risposta! E adesso mi dica, quante unità ci sono fra 3 e 4? O tra 4 e 3, se preferisce. Non ci sono unità fra 3 e 4, professore. Il 4 viene immediatamente dopo il 3, non c'è assolutamente niente fra 3 e 4. Non mi sono spiegato. È senza dubbio colpa mia. Non sono stato abbastanza chiaro. No, professore, la colpa è mia. Proviamo con un esempio. Ecco qua, 3 fiammiferi. E avevo ancora uno che fa 4. Guardi bene, ce ne sono 4. Ne tolgo uno. Quanti ne restano? 5. Se 3 più 1 fa 4, 4 più 1 farà 5. Non ci siamo assolutamente. Lei ha tendenza a sommare, Ma bisogna anche sottrarre. Non basta integrare, bisogna anche disintegrare. È la vita, è la filosofia, è la scienza, è il progresso, la civiltà. Sì, professore. Torniamo ai nostri fiammiferi. Ne abbiamo dunque 4. Lo vede bene che sono 4, Ne tolgo uno. Non ne rimangono più che... Non lo so, professore. Coraggio, rifletta! Non è facile, lo ammetto. Ad ogni modo, lei è sufficientemente istruita per poter fare lo sforzo intellettuale necessario a capire. Dunque? Non ce la faccio, professore, non so. Prendiamo degli esempi più facili. Se lei avesse avuto 2 nasi e io gli avessi strappato uno, quanti ne resterebbero adesso? Nessuno. Come nessuno? Sì, infatti è proprio per la ragione che non me ne ha strappato nessuno che adesso me ne resta uno. Se lei me l'avesse strappato io non ne avrei più. Prendiamo allora un altro esempio. Lei ha... No. Suppongo di avere una sola orecchia. Sì, e poi? Io gli aggiungo una. Quanti ne avrebbe? 2. Bene.
ti raggiungo ancora una. Quante ne avrebbe? 3 orecchie. Bene, gliele tolgo una. Le restano quante orecchie? 2. Bene, le tolgo ancora una. Quante ne restano? 2. No, ne ha 2. Ne ha una. Quante ne ha? Ne ha 2, gliene prendo una, la mangio. Quante ne restano? 2. Ne mangio una, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. No, 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 non ci siamo. L'esempio non è, non è, non è convincente. Faccia attenzione. Sì. Lei ha... Che ci dica? Se vuole. Lei dunque ha 10. Sì, professore. Quante ne avrebbe se ne avessi 5? 10, professore. No, se dico di no. Mi ha detto adesso che ne ho 10. Ma le ho anche detto subito dopo che ne aveva 5. Io non ne ho 5, ne ho 10. Cambiamo metodo. Limitiamoci ai numeri da 1 a 5 per la sottrazione. Attenzione, signorina. Attenzione, che adesso le faccio capire. Vede, signorina? Vede? Sì, professore. Sono bastoni, signorina, dei bastoni. Là c'è un bastone, poi ci sono 2 bastoni, 3 bastoni, 4 bastoni, 5 bastoni. Un bastone, 2 bastoni, 3 bastoni, 4 e 5 bastoni sono dei numeri. Quando si contano dei bastoni, ciascun bastone è un'unità, signorina. Che cosa ho detto? Un'unità, signorina, che cosa ho detto? O cifre o numeri. 1, 2, 3, 4, 5 sono elementi della numerazione, signorina. Sì, professore. Elementi, cifre che sono bastoni, unità e numeri. Tutto in una volta! Insomma, a conti fatti, tutta l'aritmetica è lì. Sì, professore. Bene, professore. Grazie, professore. Allora, conti servendosi di questi elementi. Addizioni e sottragga. I bastoni sono dunque delle cifre e i numeri delle unità? In un certo senso. E allora? Si possono sottrarre 2 unità da 3 unità. Ma è possibile sottrarre 2 da 3 e 2 cifre da 4 numeri e 3 numeri da 1 unità? No, signorina. Perché, professore? Ma perché no? E perché mai, professore? Gli uni non sono gli altri. Ma è così! Ma è una cosa che non si spiega! Si capisce per ragionamento matematico interiore. Lo si ha o non lo si ha? Tanto peggio. Mi stia sentendo, signorina. Se lei non riesce a capire profondamente questi principi, questi archetipi aritmetici, lei non riuscirà mai a svolgere decentemente un lavoro da politecnico, e meno ancora potrà essere incaricata di tenere dei corsi alla scuola politecnica, né all'asilo superiore. Mi rendo conto che non sono cose facili, sono molto, molto astratte, evidentemente. Ma come potrà mai riuscire, senza prima avere convenientemente approfondito gli elementi primari, a calcolare a mente quanto fa? E questo è il mio che si richiede, un ingegnere meglio. Quanto fa, ad esempio, 3.755.293.501 moltiplicato per 8.298.153.708? Fa 19 quintilioni, 390 quadrilioni, 2 trilioni, 844 miliardi, 219 milioni, 164.508. No, 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 non mi pare. Deve fare miliardi, milioni, trilioni, miliardi, miliardi. 164.509! No, 508! Sì, 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 ha ragione. Il prodotto è giusto. Il milione, il milione, il milione, il milione, il Ma come lo sa lei? Se non riesce a capire profondamente i principi del ragionamento aritmetico. È semplicissimo. Sapendo di non potermi fidare del mio ragionamento, ho imparato a memoria tutti i risultati possibili di tutte le moltiplicazioni possibili. Ma sono infiniti! Ci sono riuscita lo stesso. Ah, vabbè, non prego. Ma ad ogni modo mi permetterà di confessare alle signorine che tutto ciò mi soddisfa. E non mi feliciterò con lei. In matematica, e in modo specialissimo in aritmetica, ciò che conta! Giacché in aritmetica bisogna sempre contare. Ciò che conta e soprattutto comprendere. Solo attraverso un ragionamento matematico simultaneamente induttivo e deduttivo lei avrebbe dovuto trovare il risultato, come ogni altro risultato. La matematica è l'inimica mortale della memoria, eccellente in altri campi, ma nefasta aritmeticamente parlando. Perciò non sono affatto contento.
Non ci siamo assolutamente. No, professore. Per il momento non insistiamo, passiamo ad altro genere di esercizi. Sì, professore. Signore. È un peccato che sia così poco parlato in matematica speciale. Signore, signore. Io credo che lei non sia in grado di presentarsi al concorso per il dottorato totale. Sì, professore, peccato. A meno che lei, ma lasciami stare, Maria, che ti impicci, via le tue pentole. Su, su. Cercheremo di prepararla almeno al dottorato parziale. Signore, signore. Ma smetti, insomma, che mali sono questi? Dovrò insegnarle, se ci tiene davvero a presentarsi al dottorato parziale. Sì, professore. Gli elementi della filologia linguistica e comparata. No, no, è meglio di no. Maria, adesso esageri. Signore, soprattutto non della filologia. La filologia conduce al peggio. Al peggio? Ma questo è bello. E pronto, fuori. Bene, signore, bene. Dopo però non dica che non l'ho avvertito. La filologia conduce al peggio. Sono maggiorenne, Maria. Sì, professore. Come vuoi. Bene. Proseguiamo, signorina. Sì, professore. Ma prego di ascoltare con la più grande attenzione la mia lezione. Sì, professore. In virtù della quale, in 15 minuti, lei potrà acquistare le nozioni fondamentali della filologia linguistica e comparata delle lingue neospagnole. Sì, professore. Silenzio, chi ha visto? Scusi, professore. Silenzio. Bisogna dunque sapere, signorina, che lo spagnolo è la lingua madre da cui sono nate tutte le lingue neo spagnole. Lo spagnolo, il latino, l'italiano, il francese, il portoghese, il rumeno, il sardo o sardarapalo, lo spagnolo e il neo spagnolo. E anche, per certi aspetti, il turco stesso, benché più vicino al greco. Fatto d'altronde perfettamente logico, in quanto la Turchia è vicina alla Grecia, e la Grecia è più prossima alla Turchia di quanto non lo siamo noi due. Questo non è altro che una legge linguistica attraverso la quale geografia e filologia sono sorelle gemelle. Può prendere nota, signorina? Sì, professore. Ciò che distingue le lingue neospagnole tra loro e i loro idiomi dagli altri gruppi linguistici, come i gruppi di lingue austriache e neo-austriache o asburgiche, oppure dai gruppi esperantista, elveto, monegasco, svizzero, andorrano, oppure ancora dai gruppi di lingue diplomatiche e tecniche, ciò che le distingue, dico, è la loro rassomiglianza impressionante, la quale fa sì che a malapena si possono distinguere l'una dall'altra, parlo delle lingue neo spagnole tra loro, le quali ad ogni modo si può pervenire a distinguere mercé i loro caratteri distintivi, prova assolutamente irrefutabile della straordinaria loro rassomiglianza che rende incontestabile la loro origine comune e che nel contempo le differenzia profondamente in virtù di quei tratti distintivi di cui ho parlato. Oh, sì, professore. Non mi indugiavo però sui concetti generali. Oh, professore. Ma queste cose andare ad interessare, tanto meglio, tanto meglio. Oh, sì, professore. Non si preoccupi, signorina, ci ritorneremo più tardi. A meno che non ci ritorni mai più. Chi potrebbe dire? Oh, sì. Ogni lingua, signorina, va di bene. E se ne ricordi fino all'ora della sua morte? Oh sì, professore, fino all'ora della mia morte, sì, professore. E questo è un altro principio fondamentale. Ogni lingua non è insomma che un linguaggio. Vale dire che essa si compone di suoni o... Volevi? Mi ha tolto la parola di bocca. Non so, ci verrà il tuo problema di sapere. Ascolti piuttosto. Bene, professore, sì. Professore. I suoni, signorina, devono essere acchiappati al volo per le ali affinché non cadano nelle orecchie dei sordi. Di conseguenza, quando lei decide di articolare, è consigliabile, nella misura del possibile, di alzare al massimo il collo e il mento, di sollevarsi sulla punta dei piedi. Guardi così, vede? Sì, signor. Zitta, lei resti seduta, non mi interrompa. E di emettere i suoni a voce ben alta e con tutta la forza dei polmoni associata a quella delle corde vocali. In questo modo, faccia attenzione. La villa, eureka, trafalga, papì papà. Così facendo, i suoni gonfi, l'aria calda, più leggera dell'aria circostante, volteggiano, volteggiano, senza più correre il rischio di cadere nelle orecchie dei sordi, che sono dei veri abissi, le tombe della sonorità. Se lei emette più suoni ad una velocità accelerata, questi si cavalleranno automaticamente gli uni sugli altri, formando perciò sillabe, parole e casomai frasi, ossia raggruppamenti più o meno vasti, associazioni squisitamente irrazionali di suoni esenti da ogni significato, ma appunto per questo capaci di mantenersi senza pericolo a considerevoli altezze aeree. Cadono soltanto le parole soggette ad un significato appesantite dal loro senso, le quali finiscono sempre per soccombere, crollare.
perché dei sorrisi? Infatti, però non mi interrompa, nella maggiore delle confusioni. O per scoppiare, come parloni. Così dunque, signorina, che cosa le succede adesso? Mal di denti, professore. Non importa, per così poco non ci torneremo. Proseguiamo. Sì. Richiamo di sfuggita la sua attenzione sulle consonanti che cambiano natura negli incontri. Le F diventano in questi casi delle D, le D delle T, le G delle K e viceversa, come negli esempi che segnalo. Tre ore, i bambini, il galletto al vino, l'era nuova, eccola no. Oh, mal di denti. Proseguiamo, riassumiamo. Per imparare a pronunciare occorrono anni e anni. Grazie alla scienza noi possiamo riuscire in pochi minuti. Per fare dunque uscire le parole, i suoni, il resto, sappia che non c'è altro modo che spendere aria dai polmoni. Per farla passare delicatamente si gressioni sulle corde vocali, le quali subitamente, come arte o fronte sotto il vento, fremono, s'agitano, vibrano, o gracitano, o stridono, o frusciano, o zufrono, mettendo in movimento ugola, lingua, palato, denti, mal di denti, labbra. Finalmente le parole escono attraverso il naso, la bocca, gli orecchi, i pori, tirandosi dietro tutti gli organi che abbiamo nominato e stirpati in un volo poderoso, maestoso, il quale altro non è se non ciò che si chiama impropriamente la voce. Modulante, si incanto, ovvero metamorfosante, si interrive in un regalo sinfonico con tutto un corteggio di facili fiori direttissimi, diversissimi, artifici sonori, labiali, dentali, occlusive, palatali, altre, ora carezzevoli, ora amare, o violente. Sì, professore, proseguiamo, in quanto le lingue neo spagnole esse sono parenti così strette le une delle altre che si possono considerare vere cugine prime, esse d'altronde hanno una stessa madre, la spagnola. Perciò è tanto difficile distinguere tra di loro, e perciò è anche estremamente utile pronunciare correttamente, evitando gli errori di pronuncia. La pronuncia vale di per sé stessa una lingua. Una brutta pronuncia può giocare dei brutti scherzi. A questo proposito, mi permetta, tra parentesi, signorina, di rievocare un ricordo personale. Ero ancora un giovinetto, quasi un bambino. Facevo il servizio militare. Avevo al reggimento un compagno, Visconte, che aveva un difetto di pronuncia assai grave. Non poteva pronunciare la lettera F. Invece di F, diceva F. Quindi invece di fontana io non berrò la tua acqua, diceva fontana io non berrò la tua acqua. Pronunciava figlia invece di figlia, firmino invece di firmino. Ficca il naso nelle due faccende invece di ficca il naso nelle due faccende, farragine invece di farragine, fifì pom papà invece di fifì pom papà, Filippo invece di Filippo, fattoria invece di fattoria, febbraio invece di febbraio, marzo aprile invece di marzo aprile, Gerardo Nervale, non sarebbe giusto Gerardo Nervale, Mirabeau invece di Mirabeau, eccetera, e così via, eccetera. Egli però aveva la fortuna di poter nascondere molto bene i suoi difetti, grazie a certi perdenti, sicché nessuno se ne accorgeva. Sì, ho mal di denti. Proseguiamo. Stabiliamo innanzitutto le somiglianze, il più di meglio coglie in seguito ciò che differenzia tutte queste lingue tra loro. Le differenze non sono affatto percepibili da persone inesperte. Così, tutti i vocaboli di tutte queste lingue... Ma sì, ho mal di denti. Proseguiamo, sono sempre uguali, come tutte le desinenze, tutti i prefissi, tutti i suffissi, tutte le radici. Le radici delle parole sono quadrate. Quadrato cubiche a seconda. Ho mal di denti. Proseguiamo. Lei ha potuto notare che non sono cambiati neppure nella nostra lingua, eh? No. Proseguiamo. Così dunque, per dare un esempio che non è altro che nell'illustrazione, prenda la parola fronte. Ma che cosa devo prenderla? Che vuole che la prenda, non interrompa. Ma di denti. Proseguiamo. Ho detto proseguiamo. Prenda dunque la parola fronte. L'ha presa? Sì, ci sono i miei denti. La parola fronte, radice in frontespizio. E l'ho anche sfrontato. Spizio è un suffisso, S è un prefisso, sono chiamati così in quanto non cambiano, si rifiutano. Oh, mal di denti. Proseguiamo, bene, proseguiamo ugualmente. Come dice per esempio in francese, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. Oh, mal di denti. Proseguiamo ugualmente, risponda. In francese? In francese. Dovrei dire in francese, le rose di mio nonno sono...
gialle come mio nonno che era asiatico. Ebbene, in francese si dirà, io credo, le rose di mia... Come si dice nonno in francese? In francese, no. Le rose di mia nonna sono gialle, in francese si dice ben gialle. Evidentemente. Sono gialle come mio nonno quando andava in collera. No, che era... Asiatico, malfidente. Benissimo, i denti. Proseguiamo, tanto peggio, proseguiamo. Adesso traduco la stessa frase in latino, in spagnolo e poi in latino. In spagnolo sarà le rose di mio nonno sono gialle come mio nonno che era asiatico. No, sbagliato. E in latino le rose di mio nonno sono gialle come mio nonno che era asiatico. Sbagliato, 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 ha fatto il contrario. Ha scambiato lo spagnolo per il mio spagnolo, il mio spagnolo per lo spagnolo. Ma no, è il contrario. Ma di lei si imbroglia. A lei che l'imbroglia. Si ottenta, brava punti. Io le dirò la frase... Prima in spagnolo, poi in mio spagnolo e infine in latino. Lei ripeterà dopo di me. Attenzione, eh? Le somiglianze sono considerevoli, sono somiglianze identiche. Ascolti e segua bene. Oh, ma... In spagnolo, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. In latino, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. Coglie le differenze? Adesso traduca in rumeno. Le... Come si dice rose in rumeno? Ma rose per barco. Non è rose? Ah, che rose! No, perché rose è la traduzione in orientale della parola francese rose. In latino rose, in sardana pali rose. Scusi professore, ma che mal di denti! Io non colgo la differenza. Ma sei così semplice, così semplice. A parte avere una certa esperienza, un'esperienza tecnica e una pratica in queste lingue diverse, tanto diverse sebbene non presentino che caratteri assolutamente identici. Cercherò di darle una chiave. Mal di denti! L'espressione mia spagnola celebre a Madrid, la mia patria, la mia Spagna, si tradurrò perciò in italiano la mia patria, eh? La mia Spagna! No! La mia patria è l'Italia! E adesso mi dica per pura deduzione come si dice Italia in francese. Mal di denti! Ma è così semplice. Alla parola Italia corrisponde la parola... No, alla parola? Non c'è. Tanti pezzi. Anche sfrontato, spizio un suffisso, è sempre fisso. Sono chiamati così quando non cambiano. Si rifiuta. Ho mal di denti. Questi prefissi sono d'origine spagnola. Speriamo, signore. E poi? No, ho mal di denti, lo spieghiamo presto. Questi prefissi. Va bene, ecco. Spizio un suffisso, stai registrando? Sì. Questi prefissi sono d'origine dunque. Spizio un suffisso, deve essere un prefisso. Sono chiamati così quando non cambiano. Si rifiuta. Ho mal di denti. Proseguiamo, presto. Questi prefissi sono d'origine spagnola. Se lo credete, si accorta, davvero? Ah, che mal di denti! Proseguiamo! Lei ha potuto notare che non sono cambiate neppure nella nostra lingua. Ebbene, signorina, niente riesce a farli cambiare. Né in latino, né in italiano, né in francese, né in portoghese, né in sardanapalo, né in sardanapali, né in spagnolo, né in spagnolo, e neppure in orientale. Pronto, frontespizio, sfrontato, sempre la stessa parola, con la stessa radice, lo stesso suffisso, lo stesso prefisso in tutte le lingue numerate. Era sempre così per tutte le parole. In tutte le lingue queste parole vogliono dire la stessa cosa, ho mal di denti! Assolutamente, d'altronde si tratta più di una nozione che di una parola, ma lasci stare i suoi denti! Ho mal di denti, sì! Proseguiamo, le dico proseguiamo! Come dice per esempio in francese, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico? Mal di denti, mal di denti! Proseguiamo ugualmente, risponda! In francese! Dovrei dire in francese, le rose di mia nonna sono... Gialle come mio nonno che era asiatico! Ebbene, in francese si dirà, io credo, le rose di mia... Come si dice nonna in francese? In francese, nonna! Le rose di mia nonna sono gialle, in francese si dice ben gialle! Evidentemente! Sono gialle come mio nonno quando andava in collera! No, che era... Asiatico, mal di denti! Tanto peggio, no, dico è questo lo sbaglio. Ho mal di denti, benissimo! Ho mal di denti! Proseguiamo! Benissimo! Ho mal di denti! Gialla, si dice ben francese, si dice ben gialla! Evidentemente! Sono... Proseguiamo, ho detto proseguiamo. Come dice per esempio il francese, le rose di mia nonna sono già... Bene, proseguiamo, le dico proseguiamo.
Come dice per esempio il francese, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che è asiatico. Maldi denti. Proseguiamo ugualmente. Risponda. In francese. Ma dovrei dire in francese, le rose di mia nonna sono... gialle come mio nonno che è asiatico. Ebbene, in francese si dirà, io credo, le rose di mia... come si dice nonno in francese? In francese, nonno. Le rose di mia nonna sono gialle, in francese si dice ben gialle. Evidentemente. Sono gialle come mio nonno quando andava in collera. No, che era... asiatico, mal di denti. Benissimo. Oh, mal... di denti, tanto peggio. Proseguiamo. Traduca adesso la stessa frase in spagnolo. E poi in spagnolo. E infine in latino, giusto? No. Traduca adesso la stessa frase in spagnolo, poi il mio spagnolo. In spagnolo sarà, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. No, sbagliato. E in mio spagnolo, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. Sbagliato, ha fatto il contrario. Ha scambiato lo spagnolo per lo spagnolo. Lo spagnolo per il mio spagnolo per lo spagnolo. Ma no, è il contrario. No, maledetti, lei si imbroglia. No, è lei che si imbroglia. Sì, attento, prendi appunti. Io dirò la frase in spagnolo. Poi il mio spagnolo, infine il latino. Lei ripeterà dopo di me. Attenzione, che le somiglianze sono considerevoli. Sono somiglianze identiche. Ascolti e segua bene. Oh, ma... i denti. Proseguiamo. In spagnolo, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. In latino, le rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. Cogli la differenza? Adesso traduca in rumeno. Come si dice rose in rumeno? Rose per bacco. Non è rose. No, poiché rose è la traduzione in orientale della parola francese rose. In latino rose, in sardo-napoletano rose. Scusi professore, ma che mal di denti. Io non colgo le differenze. È così semplice. Ha fatto che abbiamo una certa esperienza, un'esperienza tecnica e una pratica di queste lingue diverse, tanto diverse, sebbene non presentino che caratteri assolutamente identici. Cercherò di darla già. L'espressione mia spagnola celebre a Madrid. Ecco, cercherò di dare una chiave. Ciò che differenzia queste lingue tra di loro, non sapete perché mi fermo il punto del cambiamento di movimento. Cercherò di dare una chiave. Ciò che differenzia queste lingue tra di loro non sono i vocaboli, che sono assolutamente gli stessi, né la struttura della frase, che è dunque identica, né l'intonazione, che non presenta differenze, né il ritmo del linguaggio. Ciò che differenzia. Mi ascolta! Oh, mal di denti! Ma io sto per perdere la pazienza, sa? Ascolta, sì o no? Professore, lei mi sente che io ho mal di denti! Corpo di un can barbone! Mi ascolti! Vabbè, sì, vada avanti! Ciò che differenzia le une dalle altre da un lato, e la spagnola, madre loro, dall'altro lato, Che cos'è? Una cosa ineffabile! Ineffabile! Che non si riesce ad afferrare se non dopo molto, molto tempo, con molta fatica e come frutto di una lunghissima esperienza. Ah, sì, signorina, non ci sono regole. Bisogna avere fiuto, è tutto qui, ma per averne bisogna studiare e ancora studiare. Ma di denti! Ci sono in ogni modo alcuni casi ben individuati in cui le parole da una lingua all'altra differiscono. Però noi non possiamo provare, fondare queste nostre teorie su quei casi, perché si sono, per così dire, eccezionali. Ah sì? Oh, professore, ho mal di denti! Non mi interrompa, non mi faccia andare in collera, non risponderei più di me stesso. Dicevo, i casi eccezionali, detti di distinzione facile, o di distinzione agevole, o comoda, se lei preferisce. Ripeto, se lei preferisce, perché constato che non mi ascolta più. Non mal di denti! Dicevo dunque, certi casi ben individuati, talune parole differiscono totalmente da una lingua all'altra, di modo che in questi casi la lingua è più facile da individuare. Le do un esempio. L'espressione neospagnola celebre a Madrid, la mia patria è neospagna, diventa in italiano, la mia patria è... la neospagna! No, la mia patria è l'Italia. Adesso mi dica per pura deduzione come si dice Italia in francese. Ma mi vedi? Ma sei così semplice. Alla parola in Francia corrisponde in italiano la parola Italia. No, alla parola Italia corrisponde in francese la parola Francia, che ne è la traduzione esatta. La mia patria è la Francia. Francia è l'orientale, l'Oriente. La mia patria è l'Oriente. Oriente in portoghese, Portogallo. L'espressione orientale, la mia patria è l'Oriente, si tradurrà perciò in portoghese, la mia patria è il Portogallo. E così via. Va bene, Denti.
denti, 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 ma io mi strappano tutti i denti. Ancora un esempio. La parola capitale, a seconda della lingua parlata, assume significato diverso. Cioè, se uno spagnolo dice io abito nella capitale, la parola capitale non avrà fatto il valore che ha nel caso in cui un portoghese pronunci la medesima frase io abito nella capitale. A maggior ragione, un latino, un italiano, un sardo-alabano, un rumeno. Quando li sente dire, signorina? Signorina, parla con lei, sa, porta l'angiaria! Quando risente l'espressione io abito nella capitale, lei può sapere immediatamente facilmente se si tratta di spagnolo, di latino, di sardo-alabano, di rumeno, già che è sufficiente indovinare quale sia la città a cui pensa la persona che pronuncia la frase nel momento in cui la pronuncia. Questi però sono i suoi esempi precisi che le posso dare. Oh, evidente! Silenzio, le spacco la zucca! Faccio la prova, zuccone! Grazie, acqua in bocca! Evidente! La cosa più, come dire, più paradossale, sia la parola. La cosa più paradossale è che un mucchio di gente che manca assolutamente di cultura parla le diverse lingue, capisce? Vuole ripetere! Parla le diverse lingue, vuole ripetere! Non è nata con la camicia, lei! Gente del popolo parla lo spagnolo, farcite di vocaboli neospagnoli, mentre crede di parlare il latino. O il latino, farcite di vocaboli orientali, mentre crede di parlare il rumeno. O lo spagnolo, farcite di vocaboli neospagnoli, mentre crede di parlare il sardo-alabano. O lo spagnolo, ma non mi segue? Sì, 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 ma cosa vuole di più? Non cosa vuole di più, mandiamoci a tante arie cocca, altrimenti guai a te! Ma il colmo sia, signorina, che Giardini, ad esempio, in un francese che si crede lo spagnolo dicono oggi è domenica, rivolgendosi a un portoghese, a un francese che non sa una parola di spagnolo e che questo li capisce come se parlassero la sua lingua, naturalmente credo che lo sia, e il francese risponderà in francese no, è lunedì, e si farà capire praticamente dallo spagnolo, il quale penserà che gli hanno risposto in puro spagnolo e che si stia parlando spagnolo, mentre invece non si tratta né di spagnolo né di latino ma di francese nel mio spagnolo. Mentre sbagli né in spagnolo né in francese, ma di latino la mia spagnola. Io potrei, signorina, non agiti le gambe, non batti i piedi. Ma com'è possibile che parlando, senza sapere che lingua stanno parlando, oppure credendo di parlare una lingua che invece non parlano, le persone del popolo si capiscono tra di loro? Non è altra che una delle inesplicabili curiosità dell'empirismo grossolano del popolo, per non confondersi con l'esperienza, un paradosso, un controsenso, una delle bizzarrie della natura umana, non insomma altro che l'istinto, per dirgli una parola, è lui che entra in campo a questo punto. Invece di guardare volare le mosche mentre io mi cavo l'anima, sarebbe meglio stare un po' più attenta. Non sono io che devo presentarmi al concorso per il dottorato totale. L'ho già passato in un bel pezzo. E anche il diploma totale, il diploma ultra, ultra totale, non si rende conto che lo faccio per il suo bene. Io mal di denti! Non è educata. Non finirà così, però, sa, non finirà così. Glielo dico io. Io l'ho avuto. Per imparare a distinguere tutte queste diverse lingue, mi dirò che non c'è niente di meglio che la pratica. Procediamo con ordine. Tenterò di insegnarle tutte le traduzioni della parola. Col tempo. Come vuole, dopo tutto. Maria! 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 Guarda un po'. Maria! Che significa questi modi? Perché non sei venuta? Quando mi chiamo tale di venire! Comando io qua, sì o no? Capisce niente, non capisce! Non si metta in questo stato, signore. Pensi a come finirà. La porterà lontano tutto questo. Saprò fermarmi a te. Si dice sempre così, ma io voglio vedere per credere. Ho mal di denti. Vede, comincia. È il sintomo. Pare sì, però, si spieghi. Che vuol dire? Sì, che vuol dire? Ho mal di denti. Il sintomo finale, il gran sintomo. Stupidaggini. Non andate così! Chiamato perché mi cerchi i coltelli spagnoli, neospagnoli, portoghesi, rumeni, francesi, sardo-alabani, latini e spagnoli! Non conti su di me! Cercheremo comunque di servircene per tutte le lingue.
Basterà che lei osservi il coltello molto da vicino, intensamente, cercando di immaginarmi tutte le lingue che... No, cercando... Immaginandovi sia della lingua che lei dice. Mal di te! E allora dica... Col... Come col... Tello! Come tello! E guardi! Guardi intensamente! Che lingua è? Francese, italiano, spagnolo? Non mi importa, non la riguarda. Dica col... Tello! E guardi! Tello! Ancora, guardi! No! Adesso non abbastanza, poi mal di piedi, mal di testa, mal di testa! Coltello, guardi, coltello, guardi, coltello, guardi! Dico dalla mia orecchia una volta! Ancora, dica colla, tello! No, ho male le orecchie, ho male lo stesso. Adesso te le strappo io, cocca, le tue orecchie, così non ti faranno più male! No, oh, lei che mi fa male! Dica colla, tello, colla, oh, tello! Ho male! Con le teste, gli occhi, con male, tello, la mia gola, le mie spalle, i miei seni, ripeta, le mie cosce, con tello, avanti, avanti, con tello, la mia gola, le mie spalle, le mie braccia, tello, i miei seni, le mie ansie, con i miei seni, tello, il mio ventre. Attenzione! Il coltello uccide! Sì, sì, il coltello uccide! No, prendi! Ah! Portimi a quel coltello, svelta!
L'aritmetica conduce alla filologia e la filologia conduce al delitto. No, lei l'aveva detto al peggio. È la stessa cosa. No, io avevo capito male. Ho pensato che peggio fosse una città e che volesse dire che la filologia conduce alla città di peggio. Porca brutta vipera! Un erudito come lei non si sbaglia sul senso delle parole, non creda di farmela! È pentito perlomeno? Ci pare, te lo giuro. Mi fa pena, lei sa. È un buon diavolo in fondo. Beh, adesso cercheremo d'aggiustarla. Ma non ricominci! Finirebbe col buscarsi il mal di cuore. Sì. Ma che facciamo adesso? La sotterriamo assieme alle altre 39. Così saranno 40 bare. Ah, bisognerà ordinare le corone. Ma sì. Chiamiamo le pompe funebri e il mio innamorato Don Augusto. Eh? Ah, bisognerà ordinare le corone. Sì, sì, grazie Maria, grazie. A pensarci bene non vale neppure la pena di chiamare Don Augusto, già che lei è un po' donnaiolo a tempo perso, se crediamo a ciò che si dice in giro. Non provocare le corone ad ogni modo, eh? Non si preoccupi. Dai, e la copra perlomeno col grembiule, è oscena. E poi la porteremo via. Sì, sì. Ma rischiamo di farci pizzicare noi, figurati, 40 bare, la gente sarà stupita se ci domandano che cosa c'è dentro. Non se ne preoccupi, diremo che sono vuote e d'altronde la gente non ci chiederà niente, è abituata. Sì, però fosse una sola, ma tante, diventa una faccenda politica. Grazie Maria, adesso sono proprio tranquillo. Grazie, tu sei una brava ragazza, affezionata. E intesi. Allora, forza. Ci siamo? Sì, sì. Attenzione, non bisogna farle male. Subito vengo! Affretta quella là. Campanello. Calma! Mi fermo? Sì. Subito! Subito, vengo! Affretta quella là. Calma! Buongiorno signorina, lei è la nuova allieva, è venuta per la lezione, il professore l'aspetta, vado ad annunciare.
annunciarmi il suo arrivo. Scenderà subito.